Allora, l'acqua bolle in pentola, l'ho già salata perché adesso andrò a tuffare questo mix di cereali antichi che senza glutine e praticamente c'è dentro il grano saraceno decorticato, il riso basmati, il miglio, la quinoa rossa, la zizzania acquatica e il riso nero selvaggio e farò una bella insalata, un bel piatto unico e dopo vi racconto come. Adesso taglio a pezzettini questi peperoni. Ok, li ho ridotti in pezzettini. Una specie di dadolata, diciamo così. Adesso aggiungo i ceci cotti e il basilico. E poi andrò a condire con questo il nostro mix di cereali antichi. Ovviamente lui fresco fresco appena colto non può mancare. Quindi qua abbiamo messo peperoni, ceci, basilico, olio e sale. E andremo così a condire, questo sarà il condimento per il nostro mix di cereali antichi, quindi una bella insalata fresca, completa di tutto, con tanto gusto. Eccoci qua, bella fresca, visto che oggi è tornato un grande caldo, vitamine, fibre della verdura, un buon profumo e gusto del basilico e le proteine dei ceci. Bene. Manca solo di aggiungere i carboidrati che abbiamo cotto e sto aspettando che si raffreddino per unirle a questa insalata. Ecco pronto il pranzo, quindi mix di cereali antichi, peperoni crudi tagliati a pezzettini, ceci cotti, basilico, un pizzico di sale e olio evo, un pasto leggero e completo di tutto. Proteine, carboidrati e verdura. Buon appetito e alla prossima! Ciao!